Protesta dei lavoratori del cementificio Buzzi, ex Sacci, che sono scesi in strada da 2 settimane in tenda per protestare contro le casse integrazioni e contro le politiche aziendali. Sindaco, una situazione che si aggrava, quella del cementificio ex Sacci o Buzzi, non è cambiato nulla, diciamo, da quando la società ha preso nuova gestione. I lavoratori sono in strada, 75 insomma a rischio. Sono in strada esasperati perché è una situazione che è partita nel lontano 2008. Il comune si è già mosso, i comuni di Greve e il comune di San Casciano, perché lo stabilimento è su 2 comuni, si sono mossi già con la precedente giunta regionale attivando l'unità di crisi e lo faremo nuovamente a partire da lunedì prossimo. Solidarietà ai lavoratori anche da molti sindaci della città metropolitana. La nostra presenza per dare testimonianza e solidarietà a questo presidio di lavoratori della Buzzi Uncem, dell'impianto di Testi, che rischia di chiudere. Noi siamo qui per difendere il lavoro, difendere i lavoratori, difendere questo impianto che è storico e da tantissimi anni rappresenta anche un'eccellenza del nostro territorio. Riteniamo assolutamente inaccettabile che ci sia la chiusura e un trattamento di questo tipo a questi lavoratori. Ecco, 2 settimane fa avete avuto un incontro con la proprietà, cosa è venuto fuori? Niente, più che altro ci hanno detto del fatto che c'è questa cassa integrazione Covid, e ora i 10 ci dovrebbero dare qualche risposta, noi chiediamo delle risposte all'azienda del futuro dello stabilimento. Il 10 novembre avrete questo incontro con Confindustria, quali sono le leve che muoverete? Chiediamo all'azienda invece di prendersi delle responsabilità ulteriori, perché abbiamo tutte le caratteristiche e tutte le possibilità di poter rimanere sul territorio e di poter lavorare in maniera seria e continuativa. E non possiamo accettare che si chiude lo stabilimento di Testi e il cemento arriva magari dal Lazio o dal Veneto. Quindi questa secondo voi può essere una manovra per delocalizzare anche? Giudicando i fatti ovviamente praticamente si vede che c'è un totale disinteresse da parte della proprietà rispetto a questo sito produttivo e quindi le vere intenzioni non si riesce a capirle e non capiamo perché soltanto questo sito produttivo della Buzzi Uncem debba essere penalizzato rispetto a altri che invece lavorano a pieno regime. Un impianto questo che se venisse abbandonato sarebbe l'ennesimo mostro di cemento.